siamo nella settimana che ci divide dall'esordio in campionato contro il Portici. Ecco, qual è il punto della situazione? L'allenatore del Messina si rivolge un po' ai tifosi, un po' alla piazza. Questo mese abbiamo cercato in tutti i modi di affrontare una squadra degna di Messina città. Ancora abbiamo delle difficoltà, ho parlato col presidente, sa benissimo ancora perché questa squadra sia competitiva a vincere un campionato difficilissimo come quello della Serie D, mancano parecchi elementi. E con l'allenatore del Messina cosa si aspetta in settimana dalla società? Siamo ancora carenti, e questo lo sapevo fin dall'inizio, che avremmo trovato delle difficoltà per quanto riguarda gli under, però speriamo in questa settimana, anche se siamo nettamente in ritardo, di colmare anche questa lacuna. L'attaccante, anche se il reparto offensivo in questo momento vanta degli ottimi elementi, però manca la classica punta d'aria di rigore, il classico ariete, e il presidente secondo me si sta anche adoperando per poter mettermi a disposizione quest'altro elemento. Ecco, prima di parlare un po' di questa partita, diciamo una cosa, perché poi circolano strane voci, insomma si accavallano, eccetera. L'allenatore del Messina è venuto, dice ai tifosi del Messina che lui è al suo posto, al di là di questi ritardi e di queste carenze di organico. Ecco, venuto sarà domenica a Mugnano. Ma c'è tutta l'intenzione da parte di Venuto per esserci a Mugnano. Chiaramente Venuto è la prima volta che siede sulla panchina del Messina, è un sogno per me, però allo stesso tempo deve essere un sogno felice, un sogno che poi alla fine ci deve dare gioia a tutti, ci deve regalare soddisfazioni, in prima battuta ai dirigenti e sicuramente anche alla città e sicuramente anche a me oltre che ai calciatori. Quindi ci aspettiamo tutti che questo organico venga rinvigorito in questa settimana, e dico, nonostante il gap del ritardo, con un organico al completo alla fine pensiamo tutte di giocarcela, però in questo momento, come ho detto più volte, non abbiamo una fuoriserie per poter competere, è una squadra, è, diciamo, è una macchina che parte in quarta, quinta fila, e quindi dobbiamo essere assolutamente tutti bravi per poter occupare la pole position. Se non è attualmente, magari poi durante l'arco del campionato dobbiamo essere bravi tutti quanti a fare in modo che, e dico tutti quanti, non soltanto dirigenza, tecnici, ma anche la città, a fare in modo che questa macchina poi possa competere con le fuoriserie.